Siamo al termine di Mazzara Camarat, siamo al termine della stagione 2012-2013, triplice fischio, una liberazione per il Mazzara. Sì, è stata una liberazione, finalmente abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi quando abbiamo sposato questa situazione, siamo tutti contenti, abbiamo fatto un buon lavoro credo. Da quando siete arrivati, quando è arrivata la cordata di Bartolo, quando è arrivato lei, quando è arrivato Massimiliano Mazzara con tutti gli innesti, si è cominciato a lavorare giorno dopo giorno in maniera davvero costante e assidua e i risultati adesso possiamo dire che sono davvero sotto gli occhi di tutti. Sì, sicuramente con l'avvento del presidente Di Bartolo, mio e del mister Mazzara abbiamo portato un entusiasmo nuovo, abbiamo creato uno spogliatoio e un ambiente all'interno dell'organico che è quello giusto per proseguire in un certo obiettivo che ci eravamo prefisse e non era facile. Noi abbiamo preso la squadra a mercato chiuso, abbiamo sistemato l'organico come meglio forse non si poteva. Abbiamo avuto delle difficoltà, però siamo stati bravi e anche un po' fortunati perché la fortuna ci vuole sempre per raggiungere qualche risultato utile. È finito il lavoro per quanto riguarda i ragazzi, gli atleti, adesso però comincia il suo lavoro direttore, c'è da programmare la prossima stagione, c'è da farlo con calma, però ovviamente chi prende prima non sbaglia mai in queste circostanze. Ma sicuramente in questo momento intendiamo goderci questo momento di gioia, poi per il futuro credo che il presidente vedrà qual è la situazione e cercherà di ampliare le basi di questa dirigenza per cercare di fare una società per iniziare un programma che è proiettato nel futuro, perché Mazzara penso che sta molto stretto questo campionato. Si può fare molto ma molto di più, organizzandosi meglio, cercando di creare le sinergie per portare questo Mazzara in campionati che gli competono. Siamo con Massimiliano Mazzara al termine di Mazzara Camarat, spieghiamo subito che quelli che vediamo non sono sudori ma sono gli esiti dei festeggiamenti, e acqua, le secchiate d'acqua sono state d'obbligo, mister, una liberazione. Sì, ragazzi con i gavettoni oggi si sono liberati di tutti gli allenamenti e le sofferenze che gli ho fatto patire in questi 3 mesi e oggi si sono vendicati, mi hanno bagnato dappertutto continuamente e quindi era anche un modo per festeggiare questa agognata salvezza che per noi è come se oggi avessimo vinto un campionato. Quanto lavoro c'è dietro una salvezza di questa portata? Ma davvero io devo dare, colgo l'occasione per ringraziare intanto i miei ragazzi che sono stati incomiabili, dei professionisti, hanno davvero dal primo all'ultimo giorno fino a ieri che abbiamo fatto allenamento di 2 ore prima della partita, hanno dato il massimo e in ogni allenamento, in ogni partita hanno buttato fino all'ultima stilla di sudore. Poi al nostro presidente che è stato eccezionale, ha dato nuova linfa a questa società, ai nostri dirigenti che sono stati anch'essi professionisti, non ci hanno fatto mancare nulla, ci hanno coccolato, ci hanno sempre dato quello che ci occorreva, quindi eccezionali. Non posso chiaramente dimenticare il nostro direttore sportivo Iozia che è stato davvero, sono stato molto fortunato ad avere un direttore di questo calibro, grandissima esperienza, ha azzeccato tutti gli acquisti a mercato chiuso, cosa difficilissima, prendendo anche i juniores come De Caro, come Messina, quindi grande esperienza, ha dimostrato tutta la grande esperienza che onestamente in questi campionati il nostro direttore lo può fare per hobby perché potrebbe sicuramente calcare i campionati più importanti. Poi ringrazio la nostra tifoseria che ci è stata vicina fino all'ultimo giorno, anche oggi, stadio tribuna piena, i ragazzi della curva a incitarci dal primo all'ultimo momento, voi giornalisti che ci siete stati sempre vicini anche in ogni momento. Insomma, davvero Mazzara è una città che merita sicuramente palcoscenici ben diversi da quello dell'eccellenza. Speriamo che dal prossimo anno in questo periodo possiamo festeggiare una promozione che è quella che minimo merita la città di Mazzara, e poi speriamo di sognare in seguito per portare il professionismo a Mazzara che non è mai arrivato, e speriamo che con questa compagine societaria ci possiamo un giorno arrivare. Mister, si conferma uno specialista nelle salvezze, dopo lo scorso anno a Valdirice, quest'anno si ripete a Mazzara, è arrivato a Mazzara dicendo che a questa squadra servivano 18 punti circa, ne ha fatti 19, effettivamente la previsione era azzeccata. Ne ho fatti 20 veramente, perché erano 17 e 20 fanno 37, ne ho fatto uno in più. Ne abbiamo fatti, sì, abbiamo avuto un rollino di marcia, soprattutto nell'ultimo periodo, di 16 punti nelle ultime 6 partite, e quindi un rollino di marcia incredibile da prima della classe. In 11 partite abbiamo fatto più punti
anche dell'Agragas, e quindi abbiamo fatto davvero davvero tanto. Ripeto, il merito dei ragazzi che sono loro gli attori in campo, io non faccio che mettere le mie idee, i ragazzi sono stati bravi a seguirmi e grazie a tutto questo gruppo, società, direttore, presidente, società, tifosi e diciamo giocatori in primis, abbiamo raggiunto questo obiettivo che per noi era di vitale importanza. Io non potevo pensare che dovessi essere l'artefice di una recessione di una città come Mazara, che io ho l'orgoglio di allenare e spero di allenare anche in futuro. Siamo con Nicola Terranova, che ha chiuso la sua carriera nel mondo calcistico con la fascia da capitano del Mazara. Sicuramente una grande soddisfazione per un mazarese come te. Sì, una grande soddisfazione quella di oggi, come tante ne ho avuto nel Mazara. Il Mazara mi ha dato tanto, ho fatto un'analisi e ho pensato che fosse il caso, il momento di appendere le scarpe al chiodo e di lasciare spazio ai giovani. Ti abbiamo visto anche nei panni dell'allenatore qui a Mazara, è il tuo futuro quello dell'allenatore? E spero che la nuova dirigenza mi ritagli un posticino, poi se sarò un tecnico, un collaboratore non è un problema. L'importante è che però si continui a lavorare per il Mazara. L'importante è stare ancora allo stadio, perché lo stadio è casa mia. Siamo con il presidente Di Bartolo al termine di questa stagione, al termine di una salvezza insperata fino a qualche mese addietro, poi il miracolo frutto di sinergie, frutto di tanto lavoro. Sì, effettivamente quando siamo venuti qua era il 24 di gennaio, è stata la partita prima di Mazara Alcamo, per venire a vedere proprio la situazione che c'era, perché io non la conoscevo, io ero bello tranquillo per i fatti miei dopo l'esperienza di Alcamo. E ho visto che effettivamente l'impegno era notevole, gli stimoli a me mi fanno, cioè, se io non ho stimoli non riesco a lavorare bene. Ecco, e ho visto gente veramente delusa e un pochettino arrabbiata pure per la posizione e la situazione che si è venuta a creare, e quindi mi sono motivato personalmente e quindi ho cercato di fare quello che era possibile fare. E grazie a loro che mi hanno sostenuto e mi hanno collaborato, e un grazie va pure principalmente a mister Mazara e al direttore sportivo Iozia, che con loro e il mio contributo di esperienza e tutto quello che abbiamo potuto mettere in campo e grossi sacrifici, siamo riusciti a ottenere un ottimo risultato, presumo, proprio per la città di Mazara, e sono onorato di essere stato accolto in questo modo e spero che questa avventura continui l'anno prossimo, sperando di raggiungere altri traguardi sportivi che la città merita. Uno striscione degli ultra le chiedeva: presidente, facci sognare. Non è facile da solo, solo se ci sono le sinergie di tutti si può cercare di fare il salto di categoria come chiedono, perché è chiaro che vogliono questo. Se l'amministrazione ci sarà vicino per come ci è stata vicino, se i nostri collaboratori verranno a darci si vede che è parrucchiere, e allora io sarò ben contento di portare avanti questa esperienza e cercare di far raggiungere la città di Mazara questi risultati che anche io mi prefiggo se c'è, ripeto, la collaborazione di tutti. Possiamo confermare che si ripartirà da Massimiliano Mazara? Si ripartirà da tutti quelli che hanno finito questo campionato, da Massimo Mazara, ai dirigenti, al direttore sportivo Iozia, e forse ci sono altri innesti, altri ingressi di persone a noi che si stanno avvicinando, e da questo punto di vista io dico che tutti sono ben accetti e tutti, se vogliono il bene del Mazara, con me possono condividere questa esperienza.